ti vogliamo lodare e ringraziarti questa mattina per la gioia che ci dai di poter, Signore, riunirci nel nome di Gesù. Signore, per tanti mesi noi non ci siamo incontrati fisicamente, ma virtualmente. E comunque la tua Chiesa, Signore, non si è mai fermata. E neanche, Signore, le porte delle tenebre possono fermare la potenza della Sposa di Cristo. Questa mattina ti preghiamo che tu possa dirigere il nostro cuore, tu possa accogliere la nostra adorazione, tu possa dare a ognuno di noi la giusta concentrazione perché in spirito e verità la lode possa salire verso il trono di Dio. Io prego per tutte le famiglie qui, Signore, finché ricaricati nella potenza e nel nome di Cristo Gesù, noi possiamo, Signore, non soltanto essere in comunione l'uno con l'altro, ma essere in comunione con te. Ravviva la nostra fede, riempici sempre di più dello Spirito Santo e guida questo culto, Signore, perché tutto è fatto per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen. E il popolo di Dio dice? Amen. Allora, cari, vi do un saluto, un benvenuto, no, nell'amore del Signore. Avete belle mascherine, no? Ma soprattutto il vostro cuore che gioisce per la gloria del Signore. La parola di Dio dice dal Salmo 111 questo: alleluia, io celebrerò il Signore con tutto il cuore, nel convegno dei giusti e nell'assemblea. Perché? Dice la parola di Dio. Perché grandi sono le opere del Signore e contemplate da chi li ama. Le sue opere sono splendide e magnifiche e la sua giustizia dura in eterno. Amen. Quanti di voi siete d'accordo e potete dire un amen all'opera del Signore? Allora vogliamo alzarci in piedi, vogliamo cantare al Signore questa lode che ci ricorda la grazia del Signore nella nostra vita e ringraziamo il Signore per la vita dei nostri cari che hanno preparato anche la lode perché noi possiamo cantare tutti insieme, quindi continuate a prepararne altre per la gloria di Dio. Battiamo le nostre mani, cantiamo al Signore. Chi vince il buio ed il peccato, in cui l'amore è così grande, il re di gloria, Gesù è il re dei re. Chi scuote tutto, il mondo intero, chi ci stupisce in ogni istante, il re di gloria, Gesù è il re dei re. La grazia del Signore. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. Hai preso il costo mio, portando i pesi miei. Hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Cantiamo al Signore con tutta la gloria al nostro Signore Dio. Grazie Signore per la gioia, per l'amore che hai messo nel nostro cuore, per l'intervento del Signore Cristo Gesù. Chi spassa via la confusione che ci ha messo, suoi figli e figlie, il re di gloria, Gesù è re. Giustizia, il tuo splendore è come il sole, il re di gloria, Gesù è re dei re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando te signore. Vinto la morte, degno è l'agnello di Dio.
questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. Canta al Signore con gioia. Hai preso il posto mio, portando i pesi miei. Hai dato la tua vita. Glória ao Senhor, amém? Glória ao Senhor, glória a Cristo Jesus. Grande gioia de poder estar aqui esta mattina. E mamãe está salendo a temperatura, mamãe está aumentando anche a presença de tutti i fratelli, amém? E não importa se com ou sem a pandemia, a nossa adoração ao Senhor é sempre igual. Anzi, magari em mezzo alle difficoltà, com ancora più intensità, com ancora più propósito, porque questa é a vontade de Deus. Nós vogliamo cantare ancora ao Senhor un'altra lode, dopodiché nós vogliamo pregare ao Senhor, e tanti de nós pregheremo ao nosso Senhor. Não c'è vitória senza lotta. Amém. Quando pensa alle tue lotte, pensa che prima di te il Signore ha combattuto fino alla fine e ha vinto. Signore, cambia il nostro cuore. Rinnovami, Signor Gesù. Disponi me il tuo cuore. Cambia, Signore, la nostra vita. Perché tutto quel che ho dentro di me ha bisogno di cambiare. Ancora una volta vogliamo dichiarare che noi dipendiamo dal Signore, che senza di te non possiamo fare nulla, noi siamo i tralci, però tu sei la vera vite. Signore, grazie perché in te noi abbiamo l'infa della vita, non soltanto per questa esistenza terrena, ma per quella esistenza eterna, perché tu sei venuto per darci la vita e una vita in abbondanza. Signore, se ci sono ancora persone che non hanno sperimentato la potenza della vita di Cristo, del Cristo risorto, veramente risorto, tocca i nostri cuori. Attraverso la potenza dello Spirito Santo, ricarica, Signore, la nostra vita in te e fa che in questa mattinata, Signore, noi possiamo tutti insieme continuare ad adorare il tuo nome, nel nome di Gesù. Amen. Il popolo di Dio dice? Amen. Cari, accomodiamoci, ma continuiamo in questo spirito di preghiera. Quindi un saluto, un benvenuto ancora a tutti i fratelli che sono adesso arrivati. E tutti insieme vogliamo lodare il Signore. Alcuni che ci siamo incontrati prima su internet e adesso siamo qua dal vivo. È una grande gioia, veramente, nell'amore del Signore. Continuate sempre belli, eh? Il Signore sta sempre, no? Nella nostra forza. Cari, con questa certezza, noi vogliamo tanti di noi pregare al Signore, ma con intensità.
Preghiere breve, ma che tanti di noi possiamo pregare. Questa è la nostra forza nel Signore, la preghiera. Quindi che tanti di voi, magari incominciando qui davanti, poi man mano tanti di voi pregate al Signore con quello che hai nel cuore. Anche se dire, Signore, grazie per questa giornata, nel nome di Gesù, amen. Signore non sta guardando a quantità di parole, Lui sta guardando il tuo cuore che si apre a Lui nel nome di Gesù. Preghiamo al Signore. Gloria a Cristo Gesù. Padre, ti ringraziamo questa mattina per la tua potenza nel nostro cuore, per tutte le persone che sono qui, per questa comunione fraterna. Signore, grazie perché Cristo Gesù nel nostro cuore ravviva la nostra fede. Amen. E Signore, quest'oggi noi siamo qui per adorarti, Signore. Grazie anche per le difficoltà, perché in esse, Signore, noi siamo stati forgiati e abbiamo, Signore, raggiunto la gioia in Cristo Gesù, perché Tu non ci abbandoni mai. E questa mattina, Signore, vogliamo ringraziarti anche per questo tempo di adorazione, tempo di celebrazione della cena del Signore, tempo che stiamo tutti insieme. E grazie per ogni fratello e famiglia qui rappresentata. Che la benedizione dal cielo stia con ognuno di noi per la Tua gloria, perché Tu sei un Padre che ci ama. E glorifichiamo il Tuo nome perché Tu rispondi alle nostre preghiere. E Signore, noi continueremo a bussare alle porte del cielo, noi continueremo, Signore, a lodarti, noi continueremo a usare la nostra vita per la Tua gloria. Aiutaci, Signore, a fuggire, Signore, dal male e consacrare la nostra vita a Cristo Gesù. Che i nostri occhi siano, Signore, soltanto riservati per guardare, Signore, i Tuoi propositi. Che possiamo ascoltare la Tua parola. Che la nostra bocca, la nostra mente, le nostre mani possano, Signore, fare tutto quello che è da parte Tua. E quando ci troviamo, Signore, in una prova, aiutaci ancora di più con la potenza dello Spirito Santo. E che possiamo, Signore, riposarci nelle Tue mani. Nel nome di Gesù, amen. E il popolo di Dio dice amen. Allora, cari, se la montagna tu vuoi superare, vai con il Signore che in terra piena ti fa camminare. Noi abbiamo bisogno sia di andare con il Signore, perché spesso nella vita di una persona ci sono queste montagne da attraversare. Noi sappiamo che, per esempio, il territorio della città di Rimini è una pianura, perché siamo al mare. Però basta che vai a prendere la strada che si chiama Monte Scudo, no? E incominci a salire sulle bellissime colline riminesi, o se vai verso le Marche, abbiamo questo mare e monte, no? nella nostra provincia, è bellissimo. Però una cosa è prendere la tua bicicletta, magari senza marcia, e fare una passeggiata in riva al mare, e dici, no, adesso io vado a Monte Scudo, io voglio vedere se come fai a salire fino a Monte Scudo con una bicicletta, no? Magari dovrai scendere, magari dovrai pedalare con molta più intensità. E nella nostra vita non è diverso. Molto spesso noi ci troviamo nelle salite, molto spesso noi ci troviamo in difficoltà, perché la grande illusione che noi non ci possiamo permettere è quella di pensare che un credente non attraversa davanti a sé, ossia non affronta davanti a sé delle montagne. Allora questa mattina noi vogliamo meditare, prima di prendere il pane, prima di prendere il vino, cosa che noi faremo tra poco, noi vogliamo meditare in un brano molto conosciuto, un messaggio diretto al tuo cuore, dritto al tuo cuore, nel libro di Proverbi, capitolo 3, Proverbi 3, capitolo 3, versetto 5, in poi, noi leggeremo almeno fino al versetto di numero 8, e questo sarà il brano che ci accompagnerà questa mattina. Quindi Proverbi, capitolo 3, dal versetto di numero 5, perché noi vogliamo scoprire la bontà di Dio per il nostro cuore. Perché se noi vogliamo superare la montagna per camminare una terra pianeggiante, dove è molto più semplice camminare, noi dobbiamo guardare i principi che il Signore ci dà. E quindi questa mattina noi troviamo questo insegnamento. Proverbi, capitolo 3, dal versetto di numero 5. Avete trovato, cari? Amen. Dice così la parola del nostro Signore. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore
e non t'appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscelo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Rimaniamo fino qui, fino a questo versetto, quindi 5, 6, 7 e 8. A questo, voi sapete che il libro dei Proverbi è stato scritto non soltanto da Salomone, principalmente da Salomone, in effetti c'è una raccolta di proverbi, e i proverbi sono, come dice il nome, proverbi, sono questioni molto pratiche, consigli pratici per la nostra vita. E in effetti ci sono dei principi che noi siamo chiamati ad applicare nel nostro cuore perché noi possiamo vivere secondo il proposito di Dio per la nostra vita. Che cosa abbiamo davanti a noi questa mattina? Brevemente, noi abbiamo due principi che sono accompagnati di una promessa. Ossia, quando metti in pratica questi due principi, c'è un bonus, c'è un premio, c'è un merito che Dio dà a ognuno di noi, no? Pela fedeltà, sai quando uno c'è la carta fedeltà, no? Tu hai la carta fedeltà, magari vai sempre nello stesso supermercato e dici, ah, ma perché sei un cliente fedele, allora tu avrai un bonus. Qua non è un supermercato, il Signore non è un commerciante, però quando io sono fedele a Lui e ho una relazione stretta, perché? Quando dico fedele vuol dire che io lo ubbidisco, che io lo ascolto, allora ci sono benedizioni per la nostra vita. La domanda è, vogliamo essere fedeli al Signore? Vogliamo ascoltare la sua voce? Vediamo che il Signore ha il meglio riservato per la nostra vita, anche quando le cose non camminano come noi abbiamo pensato. E questo è dove noi dobbiamo essere maturi in Cristo. Perché finché tutto va come ho pensato e idealizzato io, ah, tranquillo, oh Signore, o magari non pensa neanche al Signore, perché sta pensando di godere quello che ha in quel momento. Ma basta che ci sia un minimo di difficoltà, ah Signore, ci ricordiamo subito, no? Un mal di dente, mi ricordo subito dal dentista, ma quando sei al mare, che sei tranquillo, ma tu pensi al dentista, ma quando mai? Io penso al dentista quando mi serve. E a volte alcune persone, noi possiamo cadere in questo errore, però il Signore dice no. Io devo confidare nel Signore sempre, che sia nel bene, che sia nel male, che sia nel periodo di pace, che sia nel periodo di guerra, che sia nel tempo quando c'è la pandemia o quando non c'è più la pandemia, noi dobbiamo confidare nel Signore. E questa mattina la parola di Dio dice in maniera molto semplice, molto chiara, nel versetto 5, il primo principio. Guarda quello che c'è, confida nel Signore. Il verbo che dice qua, confidare, vuol dire che io mi appoggio su Dio. Ossia che io dipendo dal Signore. E naturalmente confidare è esplicito qua, in Proverbi capitolo 3 e versetto 5, in chi dobbiamo confidare noi tutti? Noi dobbiamo confidare nel Signore. Io non posso confidare in me, io non posso confidare nell'uomo, io non posso mettere la mia vita, perché qua sta parlando della mia vita, della nostra esistenza. Se io voglio sopravvivere, se io voglio salire, scendere la montagna e arrivare alla destinazione, la prima cosa che io devo fare è confidare nel Signore. La domanda che dobbiamo porci subito è avere questa, quando io dipendo da Dio, quando io confido nel Signore e non in qualcun altro, io sto veramente confidando nel Signore? Che cosa dimostra che io confido nel Signore? In questo periodo di 2-3 mesi che noi ci siamo incontrati qui, quando abbiamo fatto l'ultimo Agape, non era fine febbraio, una grande festa, e dopo non si è capito più niente, come si usa a dire dal punto di vista umano e terreno. Veramente non si è capito più niente. Chi non poteva più lavorare, chi non poteva più uscire di casa, chi magari è con noi con tutta la preoccupazione, paura, tensione nell'aria, come ce n'è ancora. Dicono che adesso è normale, per me non è normale. È un nuovo normale? Non lo sappiamo, però la parola di Dio dice confida nel Signore. Io non so se le cose torneranno come erano prima, io non lo so, perché non sono un mago, e i maghi non esistono, è il Signore che conosce il futuro, amen. Noi dipendiamo da Lui, non dipendiamo da indovini, da cartomanti, noi dipendiamo dal Signore. Tu non devi indovinare niente, tu devi confidare nel Signore.
Adesso è un periodo molto caldo, bellissime giornate, ma ti ricordi quando fa, c'è inverno e quando c'è la nebbia? Magari questo inverno abbiamo avuto poca di nebbia, ma quando c'è la nebbia, mi ricordo una volta sono andato a trovare dei fratelli a Mantova e la sigla di Mantova è MN. Io dico, mangia nebbia. No, un saluto a tutti i fratelli di Mantova, perché c'è molta nebbia. E allora se sei lì, io ero sulla strada, meno male avevo il navigatore che mi faceva capire quando c'era la curva, quando c'era la curva a destra, a sinistra, e minha mulher mi aiutava, no, come copilota ali, perché deve confidare, não vede, mas deve andare avanti. Não ti puoi fermare. Nella vita di un credente, quando noi non vediamo le cose in chiaro, ma tu sai che il Signore è con te, confida nel Signore. Quando pensa alla tua salute, confida nel Signore. Quando pensa alla tua vita con la tua famiglia, confida nel Signore. Quando ci sono problemi con i figli, e noi magari ci vogliamo strappare i capelli per la preoccupazione che hai, che sia un problema di comportamento, che sia che perché magari non vogliono studiare, che questo sarebbe una cosa molto semplice, ossia, ma in tante altre situazioni, problema lavorativo, noi dobbiamo confidare nel Signore. Perché quando c'è la disperazione, è esattamente l'incontrario. Noi non stiamo confidando nel Signore. E la prima cosa che noi dobbiamo fare è chiamare Dio attraverso la preghiera. E per questo noi stiamo battendo su questo tasto, ossia ricordando noi tutti che noi vogliamo confidare nel Signore, perché il Signore ha dimostrato sempre di essere al nostro fianco. E noi possiamo e dobbiamo confidare in Dio. Io voglio darvi alcuni motivi perché io devo confidare nel Signore brevemente. Numero uno, perché Dio sa ogni cosa. La parola di Dio dice, non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Matteo capitolo 6 e versetto 8. Allora, se Dio sa ogni cosa, Lui conosce la strada. Lui sa quanto è alta la montagna che devo salire. Lui sa quanto è profondo la valle che devo attraversare. Il Signore sa tutto. E quando noi confidiamo in Dio, noi sappiamo che Lui, se io sono in Cristo, che io ho una vita eterna con il Signore. E che la mia esistenza, la giustizia, la potenza di Dio saranno manifestate nella vita di tutti i credenti che confidano nel Signore. Perché diciamo questo? Cari, io credo veramente che stiamo all'inizio di grandi prove che tutti i credenti nel mondo attraverseranno. E allora cosa facciamo? Non saremo più credenti? No, adesso è il periodo che saremo ancora più credenti. Come? Confidando nel Signore. Allora Dio sa ogni cosa. Numero due, Dio si importa di te. La parola di Dio dice in 1 Pietro, che noi abbiamo letto durante Alba Nuova questa settimana, 1 Pietro 5,7 dice, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Allora io confido in Dio perché Lui sa ogni cosa, io confido in Dio perché Lui si importa, io confido in Dio perché Lui è costante. Non è quella persona che oggi c'è e dopo non c'è, che oggi mi ascolta e dopo quando sono nel bisogno gli mando un messaggio, Signore, allora, ah, non ha visto neanche il messaggio, non c'erano le due freccette blu, no, perché per dire che ha visto il mio messaggio, o ha visto e non mi ha risposto, Dio vede e risponde. Dio vede, risponde, provvede, perché tutto cambia, però il Signore non cambia. Lui non può migliorare, molto meno non può peggiorare, Lui è sempre Dio. Io posso migliorare, posso peggiorare, ma io voglio migliorare. Ma il Signore non cambia, Lui è costante, Lui è immutabile. Paolo dice in 1 Corinzi 1,9, fedele è Dio del quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo, Cristo Gesù, Signore nostro. Paolo lo chiama fedele. Dio è fedele, amen? Amen. Amen veramente? Amen. Perché noi possiamo confidare nel Signore. E non soltanto questo, Dio è capace, Lui ha la potenza. Allora in Luca 1,37 leggiamo, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Tutto quello che Dio ha detto, così sarà. Probabilmente non sarà nel mio tempo, sarà nel suo tempo. Però tutto quello che il Signore ha prestabilito, Lui lo fa perché il Signore è capace. Allora tutti i giorni, in tutte le cose, in tutte le circostanze, che cosa dobbiamo fare? Confidare nel Signore. E dice anche, sempre in questo brano, dice confida nel Signore con quanto
tutto del tuo, della tua vita. La parola di Dio dice che io devo confidare in chi? Nel Signore. Come? Da parte mia, quale deve essere la mia reazione? Con tutto il mio cuore. Con quanta parte, quante parti del tuo cuore confidano in Dio? Ossia 30%, 40%, 50%, 70% o 100%? Amen? Ma come siete timidi questa mattina? Noi dobbiamo confidare, questo è un apprendimento. Noi dobbiamo passare da 0 a 100%. Perché voglio dire una cosa, noi viviamo in una nazione che è più di 2000 anni, è una nazione di artisti, è una nazione di uomini e donne sagge, è una nazione che ha tanta storia, è una nazione che ha arte come nessuna nazione del mondo, è una nazione che ha sempre confidato nella sua potenza, è una nazione che ha la storia dietro di sé dell'impero romano, il più grande impero che c'è stato nel mondo, no? Nella storia mondiale, e cari, e allora l'italiano pensa di poter confidare in se stesso. E chi è trapiantato da una nazione in Italia incomincia a prendere la stessa maniera di camminare. No, se uno zoppica, incomincia a zoppicare anche gli altri. Se uno si reputa potente, saggio, ah, il mangiare italiano. Parla solo del mangiare. Ma vai là in quel paese, la prima cosa che vuoi sapere è come si mangia lì. Non dici se è bello il posto, tu sei preoccupato come si mangia. Perché? Perché il mio posto, nel mio paese, si mangia in maniera stupenda. Cari, perché noi abbiamo un pochino pieno della ego, no? Che noi abbiamo in noi stessi. E noi dobbiamo confidare nel nostro Signore. È questo che noi dobbiamo fare, confidare nel Signore. Quindi dice, confida nel Signore con tutto il tuo cuore. E poi adesso noi vogliamo vedere il secondo principio, sempre in questo versetto, adesso versetto 6, che abbiamo visto il versetto 5, anzi versetto 5 e poi adesso incominciando il 6, se il primo principio è confidare in Dio, c'è l'antitesi, che è quella di non confidare, non t'appoggiare sul tuo discernimento. Quindi esattamente quello che stavo dicendo, pensando al popolo italiano, pensando al mondo europeo, perché esiste un razionalismo, sapete che cos'è il razionalismo, no? Ossia, io devo capire le cose. Se io non capisco, io non ci credo. Questa cosa è incominciata a svilupparsi molto nel mondo quando finiva, diciamo, questo periodo pre-moderno, incominciando il periodo moderno, che si parla perlomeno sia alla fine degli anni 1700, 1800, 1900, hanno incominciato a mettere in dubbio quello che dice la scrittura. Hanno cominciato a fare una critica alla scrittura, non sto dicendo che è sbagliato studiare in maniera critica la scrittura, ma hanno cominciato a trattare la Bibbia non come più come parola di Dio. Allora il discernimento che proviene dalla scrittura, dalla parola, dalla comunicazione di Dio, ha incominciato a provvedere l'uomo stesso la sua opinione, al punto che lui si metteva non più la parola in alto, ma lui si metteva in alto e la parola in basso, per dire questa è una cosa che è stata scritta, ma noi non sappiamo se effettivamente è così. E oggi, se tu parli con una persona, anche la più semplice che sia, lui ti dirà, la Bibbia è stata scritta dagli uomini. Come se, ma allora se Dio ha comunicato un messaggio agli uomini, chi doveva usare? Gli angeli. Lui ha usato uomini pieni dello Spirito Santo, sospinti dallo Spirito Santo, per scrivere una parola che è inerrante, che è infalibile, che è ispirata da Dio perché potesse comunicare. Allora questo è il combattimento che noi abbiamo dentro di noi. Confida nel Signore, numero uno. Numero due, non appoggiare sul tuo discernimento. Perché non devo appoggiarmi sul mio discernimento? Perché non sono Dio. Il grosso errore dell'uomo è porsi al posto in cui non sei stato chiamato. Sai magari quando vai in una festa o magari vai o quando sei andato, perché magari recentemente non l'hai fatto proprio, vai magari in un concerto e tu dici, ah, lì ci sono dei posti liberi. E tu ti metti proprio davanti e dici, ma guarda, che fortuna, no? Umanamente parlando, guarda che bel posto. E dopo viene una persona, dice, mi scusi, ma questo non è il suo posto. Ah, ma come, ma no, era libero. Guarda, io ce l'ho il numero, questo è il mio posto. Noi stiamo cercando di prendere un posto che non è nostro.
E finché l'uomo cercherà di fare questa cosa, ossia noi andiamo con il nostro carro nell'acqua, nel fango, ossia dove non c'è terra salda, ferma, dove noi possiamo camminare, non appoggiare sul tuo discernimento perché noi siamo limitati. Sempre Proverbi, capitolo 14, versetto 12, dice: c'è una via che l'uomo sembra dritta, ma essa conduce alla morte. Tu, quando vedi una strada, magari se stai con l'aereo, no? La vedi dall'alto, tutto sembra dritto, tutto sembra piano, no? Ma quando tu scendi e incominci a vedere la realtà, la prospettiva vera, dici: mamma mia, ma che salita, ma che curva che c'è qua. Allora io non devo appoggiare su me stesso, ma devo appoggiare al Signore. Perché le cose non vanno come io ho pensato, le cose vanno come il Signore vuole. Paolo dice in 1 Corinzi 1,25, la pazzia di Dio è più saggia degli uomini. Paolo sta parlando in maniera interessante qua, perché Dio non è pazzo naturalmente, però Paolo sta cercando di usare una figura di linguaggio per far capire anche il pensiero più semplice da parte di Dio è, ossia, è più saggia degli uomini, la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Dio è sempre forte e sempre saggio. Però Paolo sta usando un linguaggio perché io possa capire, anche se Dio fosse debole, anche se Dio usasse parole, diciamo, senza discernimento, cosa che non accade mai, però noi sappiamo che sempre c'è la potenza del Signore che si manifesta nella nostra vita. Allora, come devo trovare questo equilibrio? Io mi devo abbassare e devo lasciare il Signore crescere nella mia vita. Oggi noi stiamo guardando già il futuro della nostra chiesa, della tua vita, dei tuoi figli. Non dobbiamo fare il lavoro, fratelli che stanno cercando lavoro, fratelli che non hanno potuto lavorare, salute, progetti, figli, scuola. Come faranno i ragazzi per studiare? Io penso sempre ai piccolini, no? Che stanno, noi almeno abbiamo avuto un'infanzia che tu potevi correre, giocare, salire sull'albero, andare a che ne so chi è cresciuto a Rimini, andare al mare e fare tante belle cose. E i bambini adesso quando andranno all'asilo normalmente? Quando è che potranno giocare a calcio in mezzo alla strada o magari in un parco? Quando è che potranno avere una vita tranquilla? Cari, io non so. Non chiedetemi le risposte perché io effettivamente non ce l'ho. Però io so una cosa, confida nel Signore e non appoggiare sul tuo discernimento. Anche quando noi non abbiamo la risposta, noi dobbiamo confidare in Dio. Non c'è un'altra soluzione. E meno male, Signore, ci sei tu nella nostra vita. Perché se non ci fosse la presenza di Dio, allora tu che cosa faresti? Per questo c'è tanta depressione, per questo c'è tanta ansietà, per questo c'è tanta gente triste, male, che non riesce a dormire magari senza una determinata medicina, e sempre più medicina, sempre più medicina. Non sto dicendo che è sbagliato quando, se Dio permette che una persona deve anche prendere una medicina, magari anche per il cuore, per esempio, che ha problema al cuore. Dio ha dato discernimento all'uomo, intelligenza per creare anche la medicina. Però, cari, il discorso è la dipendenza. Questa è la differenza. Una cosa quando io ho bisogno, un'altra cosa quando io dipendo da quella cosa per la mia vita. Allora, in sostanza, se io non devo confidare, se non devo confidare in me, devo confidare nel Signore, non devo appoggiare sul mio discernimento, e dice ancora Salomone, versetto 6, riconoscilo in tutte le tue vie. Ossia, devo riconoscere tutte le tue, al 360 gradi, della tua vita, il Signore deve essere al centro. Dio non fa parte solo della domenica mattina, o quando c'è alba nuova, o quando c'è il peace, o quando siamo sul Zoom. No, il Signore deve essere al centro del tuo cuore. E allora c'è una promessa, una ricompensa che Dio dà a noi quando noi confidiamo in Lui e non appoggiamo sul nostro discernimento. Qual è questa ricompensa? Sempre qui nel versetto 6, la parte B dice: ed egli, ossia il Signore, che cosa farà? Che cosa farà il Signore? Me lo potete dire? Appianerà i tuoi sentieri. Io da bambino mi piaceva molto, molto, quando c'era una ruspa, sai? Qualcosa che veniva per fare dei lavori. Io da bambino sempre piaciuto i camioncini, macchinine. Ancora oggi mi piacciono le macchinine. Allora vedevo queste ruspe che magari stavano facendo dei lavori, magari per aprire una strada. Io sono cresciuto in un quartiere che all'inizio c'erano poche case. Allora dopo man mano si sviluppava la zona, allora venivano queste ruspe per aprire nuove strade. E mi piaceva vedere, no? Se è quella che scavatore e poi che veniva per fare i lavori. E dopo rimaneva tutto liscio perché c'era, ma qua non c'era una strada prima, adesso c'è una strada.
E Signore, che cosa fa? Lui non viene con la ruspa, lui viene con la sua potenza. E lui viene per appianare questa strada, perché il Signore sa quello di cui noi abbiamo bisogno. Salmo 37, versetto 4 dice: trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Trova la gioia nel Signore, confida nel Signore, non appoggiare sul tuo discernimento. Ah, ma io devo fare un sacco di cose. Confida nel Signore. Ah, ma io devo prendere una decisione per il mio futuro. Confida nel Signore. Noi viviamo in un contesto dove noi possiamo essere trascinati subito. È molto sottile il fatto di confidare in Dio o confidare in noi stessi. Allora, non importa che cosa tu stia affrontando, noi dobbiamo confidare nel Signore. Sarebbe molto semplice se noi stessimo in una strada già piana, piatta, con la bicicletta, a pedalare, tranquilli, ma mi sa che al Signore piace l'off-road. Sapete che cos'è l'off-road? Quando deve mettere, non sia 4x4, e avete presente il Paris-Dakar, no? Quel rally, questo, che fanno anche magari qui un po' a San Marino, ma non, nulla di paragonato con quel Paris-Dakar che deve attraversare i deserti e vincere delle tappe finché arriverai alla linea d'arrivo. La vita del credente su questa terra è piena di sale e scende. E noi dobbiamo confidare nel Signore, non appoggiare su noi stessi, perché la salvezza viene dall'alto, la salvezza viene dal Signore. E se tu sei stanco, sei spossato, sei senza questa forza nel Signore, fai come dice l'Apostolo Pietro, 1 Pietro 5, 7, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Lui ha cura di voi. Amen. Abbassa la tua testa, chiudi i tuoi occhi. Gloria a te, Gesù, gloria a te. Perché noi possiamo veramente confidare la nostra vita nel Signore. Signore, per i cuori che sono stanchi, io chiedo che la tua pace e benedizione stia con noi, che possiamo gettare su di te, Signore, ogni nostra preoccupazione, perché tu hai cura di noi. Riponiamo, Signore, la nostra fiducia in te, la nostra gioia noi la troviamo soltanto in te, perché tu appaghi i desideri del nostro cuore. E anche quando devo aspettare, anche quando qualcosa non funziona nella mia vita, e anche quando c'è difficoltà al lavoro, Signore, aumenta la nostra fede. Signore, se c'è un problema in famiglia, guarisce la nostra famiglia, che possiamo dipendere dal Signore. E fa che entrambi, marito e moglie, figli, nonni, tutti quanti noi, e anche la famiglia di Dio, noi possiamo sempre confidare e dipendere dal Signore. Signore, benedice la vita della tua Chiesa, io te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Il popolo di Dio dice? Amen. Gloria al nostro Signore. Cari, noi vogliamo passare alla nostra cena del Signore. E questa è la prima cena che noi celebriamo presenzialmente parlando, perché abbiamo fatto anche in maniera virtuale ed è stata anche una bella esperienza quella, ma questa è infinitamente più bella perché noi siamo qui e vogliamo ricordare quello che il Signore ha comandato nella sua parola, soprattutto attraverso gli apostoli, e noi possiamo leggere quel brano molto conosciuto e spesso viene letto, 1 Corinzi capitolo 11. Dal versetto di numero 23, l'Apostolo Paolo parla di quello che lui ha ricevuto da parte di Dio e noi vogliamo ricordare questa mattina quello che il Signore ha fatto per noi. 1 Corinzi, capitolo 11, versetto 23. L'Apostolo Paolo non era presente all'ultima cena, l'ultima Pasqua, fisicamente parlando con il Signore e con gli Apostoli, perché lui in quel momento non era un Apostolo. Ma perseguitava già, ossia già non era una persona che andava d'accordo, sicuramente aveva già sentito parlare del Signore. Noi vediamo in Atti capitolo 9, lui si è convertito al Signore, ma Atti capitolo 8, ossia Atti capitolo 7, c'è l'uccisione di Stefano, lui approvava la chiesa che viene perseguitata in Atti capitolo 8, Saulo, no, che era il suo nome ebraico, ossia lui che perseguitava la chiesa, finché il Signore lo ha preso, lo ha chiamato, lui è diventato uno strumento di Dio. E ora già lui, in qualità di servitore di Dio, dice: io ho ricevuto qualcosa e passo anche a voi. Questa mattina noi stiamo soltanto riprendendo quello che il Signore ha lasciato a noi e ossia compiendo questa parola nella nostra vita. Questo vuol dire confidare. Perché il Signore ha detto: fai questo. Allora, se il Signore l'ha detto, io ci faccio. Io confido e pratico la sua parola. È quello che noi stiamo per fare questa mattina.
Allora Paolo dice a questa chiesa, prima Corinzi 11 versetto 23, poiché ho ricevuto dal Signore, vedi, dal Signore ho ricevuto questo messaggio, quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che ne mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Ossia, Paolo sta dicendo che lui ha ricevuto dal Signore, si ricorda la notte in cui il Signore è stato tradito e dopo condannato, processato e dopo ancora è stato picchiato, umiliato, sputato, hanno schernito contro di lui. Cristo Gesù è stato crocifisso, ma prima di morire sulla croce ha lasciato questo nuovo patto fatto nel suo sangue. Il pane continua a essere pane, il vino continua a essere vino, però noi abbiamo il Signore Gesù che sta dicendo questo pane rappresenta il mio corpo, questo vino rappresenta il mio sangue. Gesù ha detto anche che lui era il buon pastore, lui ha detto, lui ha detto che era la porta, il Signore ha detto che era l'acqua, eppure non si era trasformato in acqua, non è che aveva pecore nel senso letterale parlando, però lui è il nostro buon pastore. Questa mattina noi siamo qui a ricordare che lui è il pane della vita, e lui è il vino, ossia che è questo che rappresenta il suo sangue che è stato versato per noi. Né il pane né il vino ti possono conferire perdono. Gesù non sta morendo in questo momento, lui è morto una sola volta. È bastato una sola volta il suo sacrificio per pagare per i nostri peccati. Oggi noi siamo qui per ricordare quello che lui ha fatto. Oggi noi siamo qui per dire con questo gesto di obbedienza, per dire Signore io confido nel sacrificio del Signore. Io confido in quello che hai fatto, perché c'è potenza nel sacrificio del nostro Signore Gesù. Naturalmente chi può partecipare alla cena del Signore? Una persona che abbia accettato Cristo Gesù come suo personale salvatore, perché se no sarebbe opere, no? Ossia io prendo il pane, prendo il vino e quello mi santifica. No, è il sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato. Devo fare di Cristo il mio Signore e Salvatore. B, come battezzarsi? Nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, non dico da bambino perché praticamente 100%, quasi 100%, 9.999% delle persone sono state battezzate in questa nazione da piccoli, quando ancora non potevano né ascoltare, né comprendere e molto meno accettare la parola e confidare la propria vita nel Signore. Ma io parlo di un battesimo che hai fatto per immersione, come dice la parola di Dio, come Cristo si è battezzato e come il Signore ci insegna, una persona che in obbedienza si è battezzato per la parola di Cristo, per identificarsi con la Chiesa e per essere sottomesso alla parola del Signore. Quindi accettare, battezzare e camminare. E la C non è la più facile e non è un qualcosa che finisce. Sì, ho camminato una volta, mi sono battezzato, tutto a posto. Camminare vuol dire anche santificarsi. E per questo tutti i giorni io devo tornare nei miei passi e dire, Signore, io confido sempre più in te e meno in me. Avete visto che tutte le volte che noi combiniamo i guai è perché non abbiamo confidato nel Signore e abbiamo confidato in noi stessi. Allora camminare nel Signore vuol dire, Signore, io ti chiedo perdono per i miei peccati. Nessuno di noi, me compreso, nessuno è degno di entrare nella presenza e di vivere nella presenza di Dio, ma è per grazia. Perché il Signore ha preso l'iniziativa, ci ha chiamati, siamo le sue pecore, e perché confidiamo nel Signore, noi questa mattina possiamo celebrare la cena. Se c'è qualcosa di sospeso nella tua vita, un peccato, tu sai che c'è un comportamento che non è coerente alla parola del Signore, allora forse è meglio che tu non prenda la Santa Cena, perché è una responsabilità tua, è tu che ti alzerai a prendere, io non ti do niente, la responsabilità è tua, perché io voglio che ogni credente sia maturo nel Signore. Se io ancora non ho accettato, non mi sono battezzato, non devo prendere. Se io ho accettato, mi sono battezzato, ma non sto camminando come il Signore vuole, io posso ugualmente ringraziare il Signore dal mio posto, cioè allora non salva nessuno. Il Signore non sta, allora, se c'è, quando io dico che c'è qualcosa in sospeso, se io ho litigato, per esempio, con una persona,
Eu devo chiedere perdono a questa persona. Eu devo vivere in armonia con il Signore e con quella persona. Se c'è una situazione in cui io sto vivendo che ancora è in sospeso a livello morale, a livello proprio di testimonianza nel mondo, allora è meglio che io non partecipi. Però se io partecipo non è perché io sono a posto, c'è un checklist e io sono stato approvato. Io non mi posso approvare, è il Signore che ci salva per la sua grazia. È chiaro, cari, questa cosa? Perché dico, perché mi sono soffermato a questo? Guarda quello che dice l'Apostolo Paolo, versetto 27. Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora, ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice. Poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Allora, io ho parlato di A, B, C. Qua c'è la D, discernimento. È una cosa tua. Non sono io che ti do accesso al Signore. È Cristo Gesù. La stessa cosa di cui tu hai bisogno, ho bisogno anch'io. Della grazia del Signore. Dell'intervento del nostro Signore. Noi faremo in questo modo. Noi ascolteremo tra qualche istante un sottofondo, una musica. E mentre noi stiamo ascoltando, prendi alcuni minuti, un momento per pregare al Signore. Paolo dice, esamina te stesso, non deve esaminare Tizio e Caio, guarda te adesso. Prendi lo specchio, la parola e dice, Signore, io sono qui per celebrare con te questo tempo. Dopo che hai pregato, io chiedo magari, cominciando dalla fila qui sulla mia destra con la sorella Silvia, tutti i fratelli che prenderanno la cena del Signore, magari questa prima fila, venite uno alla volta. Il pane si trova in un pacchettino già confezionato, ok? Prendete il pane e il vino, adesso togliamo anche il coperchio, e dopo che noi abbiamo tolto il coperchio, ossia prendi due elementi e torna al tuo posto. E così noi faremo, tutti quelli che prenderanno il pane e il vino, tornate ai vostri posti, dopo noi pregheremo e prenderemo tutti insieme. È un pochino diverso da quello che siamo consueti a fare, sì, però il significato è lo stesso. Amen? Noi lo facciamo questo perché siamo un popolo di ordine, di libertà che abbiamo nel Signore, ma anche per dare testimonianza a tutti gli altri. Io faccio una preghiera. Anni, prego. Ok, grazie Anni. C'è il gel lì, no? Ok, adesso metteremo anche il gel e dopo magari chiedo a mia moglie se dopo apri solo il coperchio e lasciamo tutto pronto. È chiaro quello che dobbiamo fare, vero? Preghiamo al Signore. Signore, noi stiamo per celebrare la cena dedicata a te, la cena che ci ricorda il sacrificio del nostro Signore e Salvatore Gesù, tuo Figlio che è morto per lavare e purificare le nostre anime. Signore, noi non siamo meritevoli di nulla, ma di nulla, ma per grazia noi possiamo vivere e regnare con te. Per grazia tu ci hai trasportati dalle tenebre alla luce. E il tuo regno già si è manifestato, ma ancora si deve completare nella nostra vita. Quest'oggi, dopo praticamente 3 mesi, stiamo celebrando la prima volta la cena del Signore in maniera presenziale. Benedici tutti coloro che sono qui e benedici tutti i fratelli e sorelle che non sono qui. Benedici il tuo popolo nel mondo che possiamo confidare in te nel nome di Gesù. Amen. Quindi prendi un...
dal lunedì al venerdì alle 7 del mattino Alba Nuova su Facebook e YouTube con Fabiano. Vieni a pregare al Signore martedì alle ore 20 sul Zoom Incontro delle Donne. Mercoledì alle ore 20 preghiamo insieme al Signore su YouTube con Fabiano. Giovedì alle ore 20:30, nuovo orario, su Zoom preghiamo insieme al Signore. Sabato alle 15:30, incontro di tutti i ragazzi. Vieni a ascoltare la parola del Signore. E poi sabato sera, sempre sul Zoom, incontro giovanile. Partecipa alle attività della tua chiesa. Inoltre noi continueremo i nostri culti presenziali ogni domenica a Cesena e a Rimini alle ore 10. Sostieni con amore e generosità l'opera della Chiesa. Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di mala voglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Usa Liban e sostieni la tua Chiesa per la gloria del Signore, per l'avanzamento del Regno di Dio, ognuno con la generosità che il Signore ha messo nel nostro cuore, nel nome di Gesù.